Buongiorno ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video. Lecce Juventus 1-1. Allora, ieri abbiamo giocato malissimo, praticamente non riusciamo a fare un tiro in porta. Praticamente il Lecce ha dominato e secondo me poteva anche vincere se stavamo ancora meno attenti. Però il gol di Dybala sul rigore ci ha salvato così. Comunque, ieri abbiamo giocato malissimo. Per miracolo abbiamo avuto il calcio di rigore, perché se non avevamo il calcio di rigore e davano il calcio di rigore a Lecce, perdevamo 1-0. Però l'Inter ha pareggiato contro il Parma, e questo vuol dire che noi siamo ancora primi, però di un punto. La prossima partita è contro il Genova. Cerchiamo di vincere almeno quella partita se vogliamo rimanere primi, ma questa cosa è molto improbabile se giochiamo in quel modo. Bernardeschi che sbaglia davanti alla porta, lui e il pallone, senza neanche il portiere perché l'aveva superato. Bella azione, però non fa gol. Ieri abbiamo giocato uno schifo, cioè praticamente il centrocampo non c'era. I passaggi erano buoni, però davanti alla porta non sappiamo che cosa fare. Dobbiamo rifare tutto quanto da capo. Ieri ero preoccupatissimo che a un certo punto si accendeva il Lecce, faceva 2-1, 3-1 e perdevamo e andavamo secondi e facevamo una figuraccia. Siamo l'unica squadra in Serie A a non aver perso una partita. Voglio che sia così per un sacco di tempo, anzi per tutta la stagione, perché che cosa facciamo quando andiamo all'Olimpico, quando andiamo a giocare contro il Milan, quando andiamo a giocare contro la Lazio, se squadre forti che possono farci male? Dobbiamo fare qualcosa o perdiamo e non vinciamo il campionato. Io voglio tanto che la Juventus vinca il suo 9° campionato, perché se non lo vinciamo siamo proprio perduti, e gradirei che la Juventus vincesse il campionato per la 9ª volta. Ieri però ho visto una cosa troppo brutta, ho visto una Juventus che non è attenta praticamente. Sì, lo so, siamo stanchi perché abbiamo giocato contro il Lokomotiv Mosca, l'abbiamo messa tutta, abbiamo usato tutte le nostre forze, e questa cosa la dico sempre ogni volta che giochiamo contro una squadra in Champions League il weekend, cioè il fine settimana in campionato, facciamo schifo. E questa cosa possiamo anche capire perché eravamo stanchi, ci abbiamo proprio messa tutta nel secondo tempo contro il Lokomotiv Mosca, però così non vale. Bernardeschi non ha fatto niente contro il Lokomotiv Mosca, non ha fatto proprio niente. Dybala ci ha messo tutto e oggi era stanco, si vedeva. Però sono convinto che se ci mettiamo tutta quanta contro il Genova, siamo freschi, possiamo vincere. E poi si è anche vista l'assenza di Cristiano Ronaldo, non c'era, questa cosa mi ha preoccupato, perché Cristiano Ronaldo, con lui siamo forti, con lui siamo così. Poi Higuaín si è fatto male, praticamente il portiere ha fatto patang e teneva una cosa qua su tutto il sangue, un orrore praticamente. Però spero che guarisci Gonzalo e torni in campo con Ronaldo e Dybala. Ieri, appena uscito Higuaín, proprio il caos è successo. De Ligt, ogni pallone, proprio contro l'Inter, contro il Lokomotiv Mosca, salvata quella volta. Piglia la palla, ha questa ossessione di pigliare la palla con il braccio, con la mano, il gomito. Tocca qui, tutto qua. È rigore, caro De Ligt, è rigore. Io non capisco perché non lo capisce che calcio di rigore, ma ha qualche problema di praticamente voler giocare a pallavolo, ma è calcio questo. Però l'Inter ha pareggiato 2-2 contro il Parma, sono molto contento di sta cosa. Stiamo ancora primi, contro il Genova sarà ok se Sarri dice di mettere Cristiano Ronaldo. Con Cristiano Ronaldo noi siamo fortissimi. Contro il, mi pare che era il, chi ha appena giocato, non mi ricordo, però siamo fortissimi con Cristiano Ronaldo. Io vorrei vedere Cristiano Ronaldo che giocasse non tutte le partite, ma quasi tutte, perché noi abbiamo molta forza con Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo è il nostro giocatore migliore e gradirei vederlo giocare con tante volte. E niente, comunque, video singolo qui, grazie per aver guardato, prossimo sempre. Dobbiamo cercare di non perdere partite e non concedere gol, praticamente come è successo contro il Bologna, che Cristiano Ronaldo ha fatto gol 1-1 con quel gol bellissimo di Danilo, e poi il 2-1. Praticamente dobbiamo stare attenti a non far concedere i gol. Dei Ligt, devi smetterla di toccare le palle con le mani, va bene? Con i piedi, non con le mani, va bene? Ok, comunque, Dio singolo qui, grazie per aver guardato, porci sempre. Cerchiamo di battere il Genova all'Allianz Stadium e spero che Cristiano Ronaldo torni a aggiustare questo problema. Ciao, porci sempre.